Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Quante volte avete visto fare questo gesto nei tutorial di make-up quando veniva applicato l'eyeliner o la matita? In questo tutorial scoprirete perché dovete evitare di applicare la matita in questo modo e perché questo metodo può non portarvi i risultati desiderati. Imparerete il metodo corretto per applicare la matita. Addirittura io ho seguito un corso perché mi piace documentarmi, perché mi piace imparare sempre tecniche nuove e quindi sono molto molto curiosa e c'è sempre sempre da imparare in questo lavoro. E ho seguito questo corso dove la truccatrice, quando doveva applicarsi la matita, applicarsi l'eyeliner, faceva così, quindi tirava verso l'esterno la palpebra. Allora, vi permette sì di vedere l'attaccatura delle ciglia perché distende la palpebra, ma non vi permette di capire dove finire con la vostra matita. Adesso, se l'occhio è un po' incappucciato, se la palpebra è un po' discendente, vi può capitare di andare troppo verso l'esterno. Che state tirando veramente troppo. Spesso la linea che ottenete può essere una linea discendente e soprattutto altra cosa, questo gesto, questa operazione, che su una ragazza giovanissima che ha tutta la palpebra tirata può dare anche degli ottimi risultati, quindi guardate sempre chi lo fa. Ma in tutti gli altri casi è molto facile ottenere un effetto che non piace e soprattutto questa secondo me è la cosa molto molto importante per chi si trucca tutti i giorni e usa la matita tutti i giorni, quella di fare un gesto che col passare del tempo può aumentare le rughe in questa zona. Può comunque andare a stressare l'occhio. Questo movimento è totalmente innaturale. Il movimento che si deve fare, il movimento naturale, è questo movimento qui, cioè noi andiamo ad alzare la palpebra. Lo so, sembra un po' strano come movimento, quindi mi raccomando, non tirate la palpebra così, non tirate la palpebra così. Prendetela qui sotto, da sotto l'arcata sopraccigliare. E questo movimento normale per il nostro occhio, perché noi chiudiamo e apriamo l'occhio. Quindi noi facendo così non facciamo altro che assecondare un movimento naturale dell'occhio. Se volete creare una linea, potete, c'è chi parte dalla fine, io amo partire dalla fine e arrivare, quindi dall'angolo esterno dell'occhio, arrivare nell'angolo interno. C'è chi ama partire dall'angolo interno ed arrivare all'angolo esterno. Partirò dall'angolo interno. Quindi alzo la palpebra con l'altra mano in modo da vedere l'attaccatura delle ciglia. Quindi io vado a riempire in questo modo anche lo spazio tra le ciglia, creando una linea che spesso è molto molto sottile, quasi un infracigliare, quindi una linea che praticamente collega, che va a riempire gli spazi tra le ciglia e crea un effetto molto bello e soprattutto molto naturale, soprattutto per chi ama il trucco naturale ma vuole sottolineare il proprio sguardo. Poi se questa operazione vi risulta un po', cioè vi sta un pochino, come dire, stressando l'occhio, potete fermarvi un attimo ed aspettare che il vostro occhio, insomma, si lubrifichi un po', perché effettivamente all'inizio potrebbe sembrare un po' strana questa operazione. Una cosa molto importante è che l'occhio deve essere non aperto, perché se no non riuscirete a tracciare la linea, ma deve essere socchiuso. Tracciate la vostra linea. Se volete arrivare qui verso la fine dell'occhio e non volete andare oltre perché magari avete la palpebra un pochino più cadente, volete creare un effetto lifting, quindi vi fermate qui e da qui riuscite a capire che direzione
deve prendere la vostra codina, deve prendere il vostro trucco per creare un effetto lifting, un effetto che va a creare quella bella linea, quel cat eyes, quella bella linea occhio all'insù. Qua non riuscite a vederlo perché tirate così tanto, non riuscite a capire se state andando verso l'alto, se state andando verso il basso. Invece così, senza tirare, potete benissimo tracciare la vostra linea all'insù. E la linea è all'insù in questo modo. Cioè è totalmente diverso l'effetto che andate a ottenere. Come potete vedere, questa linea è molto più sottile rispetto a quest'altra, per il semplice motivo che utilizzando questo metodo non, magari fate anche più pressione con la mina della matita sull'occhio. Invece in realtà qui la pressione è anche molto molto meno e la linea viene molto più sottile. È molto molto importante questa operazione, soprattutto per coloro che come me ad esempio hanno poca palpebra mobile, perché se ne avete tanta allora vi potete permettere anche una linea più grossa, più spessa. Ma se ne avete poca perché l'occhio è un po' incappucciato, è un po' infossato o comunque in generale ha poca palpebra, se fate una linea grossa, diciamo che la palpebra scompare. Mi raccomando, provate, provatevi questo metodo. Io spero soprattutto che questo video vi sia utile per ottenere i risultati desiderati. Vi ringrazio tantissimo per il vostro affetto e per il vostro sostegno e ci vediamo sabato prossimo, ore 15, con un nuovo video di make up. Io vi saluto, a sabato, buon make up a tutti, alla prossima!